Si teme un significativo aumento degli sfratti in Sicilia a seguito della crisi legata alla pandemia e al caro energia. Già l'anno scorso i dati relativi alla situazione abitativa sull'isola rivelavano che ben 2.770 immobili sono finiti all'asta, cioè un quinto del totale italiano, e quasi il 70% di questi aveva un valore di vendita inferiore ai 100.000 euro. In testa alla classifica delle case all'asta c'è Catania con 900 immobili, seguono Palermo con 484 e Agrigento con 354. La segretaria regionale del SUNIA, il Sindacato Unitario Nazionale Inquilini Assegnatari, Giusi Milazzo, ha affermato che siamo di fronte a nuovi poveri, cioè il ceto medio impoverito dal Covid, di famiglie che prima con un reddito ISEE di 35.000 euro vivevano serenamente e adesso, conclude la Milazzo, si ritrovano sull'orlo del baratro. Già nei primi mesi del 2022 sono stati eseguiti 300 sfratti e si prevede che possano salire a quota 15.000 entro la fine dell'anno. Diversi sindacati stanno organizzando manifestazioni in tutto il territorio regionale, qualche giorno fa a Catania e ieri davanti alla prefettura di Palermo. Chiedono l'istituzione di commissioni permanenti sul tema degli sfratti, un aumento dell'offerta abitativa con investimenti nell'edilizia popolare, il censimento degli immobili pubblici inutilizzati e più sostegno per gli affitti. Alla difficoltà delle famiglie di riuscire a pagare le rate del mutuo con un conseguente aumento dei debiti con le banche, si aggiunge la carenza del patrimonio immobiliare. Le liste d'attesa per l'assegnazione di un alloggio pubblico contano circa 23.000 famiglie, anche da 10 anni, mentre negli ultimi 2 anni in tutta la Sicilia sono state assegnate appena 200 case. Oltre a coloro che si appellano alle istituzioni per ottenere una casa, ci sono anche i cosiddetti invisibili, ovvero i senza fissa dimora e gli scomparsi dalle liste anagrafiche perché occupanti abusivi. Si stima siano circa 10.000. I sindacati lanciano quindi un appello alle istituzioni. Lo sviluppo sostenibile della Sicilia non può prescindere da un rafforzamento del sistema di protezione sociale e di garanzia dei fondamentali diritti di cittadinanza. In quest'ottica, il diritto alla casa è precondizione dei processi di inclusione sociale, di cura e crescita armoniosa dei minori e di dignità della persona.